Romania, orizzonte 1969. Proprio quando la nostra equipe riprendeva queste immagini, riscoprendo le vestigia delle civiltà che migliaia di anni or sono fiorivano su queste contrade, in questo paese che occupa una superficie di 237.500 km² dell'Europa, nasceva un bimbo che portava il numero degli abitanti della Repubblica Socialista di Romania a 20 milioni. Riandando alla nostra travagliata storia, il 20 milionesimo cittadino ci induce a riflettere all'oggi e all'avvenire. Nei 25 anni trascorsi dalla liberazione della Romania dal giogo fascista, il popolo ha trasformato dalle fondamenta le strutture della società romena, realizzando i propri ideali di libertà nazionale e sociale, costruendo un'economia forte e dinamica. Iniziamo il nostro servizio a Galați perché in questa città incontriamo una situazione tipica della Romania del 1969. Ogni giorno un numero di uomini e di donne, pari all'intera popolazione antebellica della città, lavora nel nuovo complesso siderurgico. Parte per produrre metallo e parte per sviluppare continuamente le officine che si estendono su 600 ettari. Ci troviamo nella cabina dei quadri principali del laminatoio di lamiera spessa. Esso produce 6 volte di più dell'unico laminatoio di lamiera spessa in funzione a Reșița e nella fase finale produrrà 10 volte di più. Il confronto è evidente. Questo complesso sarà uno tra i primi d'Europa ed il maggiore del paese. Gli abitanti di Galați, vecchi e nuovi, la maggior parte dei quali costituiscono la prima generazione nell'industria, vengono a confronto con la rivoluzione tecnico-scientifica contemporanea. Oggi produciamo e lavoriamo 22 volte di più acciaio pro capite dell'anno di punta della Romania antebellica. Abbiamo pagato gli alti ritmi del nostro sviluppo con sacrifici, quando è stato necessario, e sempre con sforzi, perché questa è stata ed è l'unica strada realistica per garantire il benessere ed il progresso. Oggi esiste gas, sono molto più sviluppate. Attualmente abbiamo una base materiale che garantisce per il prossimo piano quinquennale un aumento della produzione globale industriale del 50-57%. In un paese che importava perfino le lampadine, si fabbricano oggi a Reșița le turbine destinate all'idrocentrale sul Danubio. Ci troviamo nell'antico letto del Danubio, in una zona che sarà sommersa dalle acque e dalla quale scaturiranno annualmente 10 miliardi di kilowattore. Più di tutta l'energia elettrica prodotta in Romania nel 1962. Ho lavorato in vari cantieri, in quello dell'idrocentrale Lenin di Bicaz, successivamente in quello dell'Argeș, poi a Lotru, e dal 67 lavoro sul cantiere idroenergetico Le Porte di Ferro. Sogno di poter lavorare all'idrocentrale di Someș, nella provincia di Cluj, perché sono di quelle parti. La parola sogno
ci è rimasta dall'epoca del pionierismo. Oggi produciamo l'intera energia elettrica del 1938 in soli 14 giorni. Però il fatto che meglio definisce l'orizzonte 1969, decisivo per l'avvenire, è che ogni gradino della nostra crescita ha segnato un progresso nella competenza e nell'efficienza. Sul filo d'acqua abbiamo incontrato il pittoresco, le chiatte ed i loro conducenti, forse i più anziani timonieri della storia della navigazione. Dalle chiatte alla locomotiva elettrica cambia non solo la guida, ma anche il guidatore. Ed ora un breve sguardo all'industria di Craiova, di questa città che 25 anni fa non era che il centro di una fertile zona agricola. Ci troviamo in una vasta piattaforma industriale, in una città completamente nuova, in un centro universitario. Ai margini di Craiova, ecco il cervello di una delle maggiori termocentrali romene, Ișalnița. Qui i figli di coloro che per generazioni hanno usato la zappa e la falce telecomandano i megawatt. Dalla terra all'infinito, la colonna di Brâncuș, originario di questa regione, è divenuta da visione simbolo di realtà. All'orizzonte 1969 c'è ancora molto da fare. Però sono passati i tempi in cui le proporzioni delle macchine ci stupivano e si discuteva in modo romantico dell'avvenire. I termini attuali sono produttività, efficienza, economia, valorizzazione superiore. Ricorderemo, per darvi un esempio, il lunghissimo nastro trasportatore che dalle miniere conduce la bauxite a Oradea, città che di recente produce allumina, e quindi a Slatina, dove si trasforma in alluminio. Costanza, porta della Romania verso i mari e gli oceani. La Romania coopera strettamente ed agisce per rafforzare la collaborazione economica con tutti i paesi socialisti e nello stesso tempo sviluppa rapporti reciprocamente vantaggiosi con gli altri paesi, a prescindere dal loro ordinamento sociale e politico. L'industria romena ha prodotto l'anno scorso nel complesso 14 volte di più rispetto alla produzione globale industriale del 1938. La Romania ha cessato di essere solamente fornitrice di materie prime e intrattiene rapporti commerciali con oltre 100 paesi. Ogni misura che viene adottata ha non solo conseguenze immediate, ma delinea con precisione scientifica l'avvenire. Da questo punto di vista, il centro di Otopeni per il perfezionamento dei quadri è concludente per le nostre preoccupazioni. Qui, infatti, lavorano le calcolatrici della terza generazione, le stesse che analizzano i voli verso la Luna. La misura in cui la rivoluzione socialista si abbina a quella tecnico-scientifica contemporanea può essere dimostrata da migliaia di esempi.
Noi vi proponiamo la petrolchimica. Una volta la Romania esportava il grezzo ed importava petrolio per le lampade. Attualmente importa grezzo per trasformarlo in prodotti superiori, nonostante che l'estrazione si sia raddoppiata. Nella vecchia Ploiești, nella nuova città di Onești, Oradea, Târgu Mureș, Turnu Măgurele, Râmnicu Vâlcea, Piatra Neamț, Pitești, cittadelle industriali, si fabbrica tutta la vasta gamma della petrolchimica moderna, dalla gomma sintetica ai concimi e da questi ai finissimi veli. La capacità petrolchimica della Romania può essere illustrata dal seguente fatto. I complessi di Iași e Săvinești producono materia prima per le fabbriche tessili quasi quanto tutte le pecore della Romania. Ed ora soffermiamoci ad una delle più antiche ricchezze romene, il legno. La vita di centinaia di generazioni è stata legata ai boschi. I nostri artisti cercano da migliaia di anni nella fibra del legno la verità della bellezza. Attraverso questi margini illuminati di bosco sono passati una volta i principi, costruendo col legno le case e le lance. Nella cittadella principesca di Suceava, come pure in tutte le zone forestali del paese, i complessi per l'industrializzazione hanno accresciuto di molto il valore del legno. L'amore per il bello dei nostri artigiani si è sempre profuso nelle industrie dedicate alla nostra vita odierna. Le città al centro delle loro piattaforme industriali non si riconoscono più. A Pitești, ad esempio, la popolazione è raddoppiata negli ultimi 4 anni. Ma non è forse questo il destino di tutte le nostre città, vecchie o nuove? Orientate innanzitutto alla funzionalità, le nostre nuove costruzioni riflettono, tra l'altro, l'inclinazione di questo popolo per il bello. Solamente nei prossimi 5 anni saranno costruiti circa 500.000 appartamenti. Ci troviamo a Negrești, nella zona del Oaș, una località in cui il villaggio ha varcato la soglia della città. In Romania i mutamenti non avvengono con rotture, ma armonizzando la tradizione col moderno.
Scendiamo per Oasantana, nei pressi di Arad, per dare uno sguardo, seppur rapido, alle nuove condizioni di vita di ogni giorno del contadino. Nel periodo 1966-1968, ad esempio, il patrimonio pubblico della nostra cooperativa è aumentato di oltre 5 milioni di lei. La produzione complessiva, nello stesso periodo, è aumentata di oltre 8 milioni di lei. Negli anni del piano quinquennale, per esempio, abbiamo costruito 4 ettari di solari. Abbiamo ottenuto grandi produzioni in queste costruzioni. Nelle serre, per esempio, oltre 12.000 kg di pomodori all'ettaro. Nei solari ne abbiamo ottenuto oltre 50.000 kg. Abbiamo costruito un allevamento di suini, eseguiti lavori di irrigazione su una superficie di quasi 600 ettari. Abbiamo bonificato quasi 1.000 ettari ed altro ancora. In questo periodo anche il livello di vita è sensibilmente aumentato nel nostro comune. Numerosi membri della cooperativa si sono costruiti la casa, hanno comprato la radio, il televisore. La gente è meglio vestita e vive meglio. Le case, sia all'interno sia all'esterno, sono abbastanza decorose e ben arredate. Il cammino del villaggio romeno verso la ricchezza passa per l'aumento della produttività, per i metodi moderni di coltivazione della terra e lo sviluppo della zootecnia. Oggi l'agricoltura romena produce 1,6 volte di più che nel 1938. L'impiego dei concimi chimici e l'irrigazione si sviluppano ad un ritmo accelerato. Quest'anno in Romania lavorano la terra quasi 100.000 trattori, oltre 55.000 seminatrici meccaniche, 50.000 mietotrebbiatrici e decine di migliaia di altre macchine fabbricate nel paese. La terra che per secoli abbiamo arato con la sciabola alla cinta richiede oggi scienza, macchine, chimica, affinché il sole possa distillarsi in aromi fini. E siccome da noi la cucina è ben condita, saporita, per intenditori, dobbiamo scendere alcuni gradini nelle nostre antiche cantine. Se fino a questo punto abbiamo affermato la nostra fede nella scienza e nell'industria, siamo pronti a confessare che riteniamo una brocca di vino romeno una carica naturale di salute. Poiché, come dice il poeta, e noi assieme a lui, sotto il tiglio di Yash, non è peccato lasciar passare il rapido istante che ci è stato regalato. Città intellettuale, in cui vissero alcune delle più illuminate personalità di questo popolo, Iași serba con affetto e cura la più vecchia università romena. Nelle sue scuole superiori, come pure a Cluj, Timișoara, Târgu Mureș ed in altri centri universitari, 187 facoltà hanno fatto sì che la Romania si annoveri, per numero di studenti per 1.000 abitanti, al livello dei più progrediti paesi. La superba età goliardica, con i grandiosi progetti, con l'infinita tenerezza,
l'età delle grandi ricerche e delle grandi scelte definitive. Lo Stato socialista parte dalla convinzione che lo sforzo materiale e spirituale per assicurare alla gioventù condizioni ottime di studio e di vita è nell'interesse della nazione. Lambda soluție supra lambda apă este 0,95. Da, și mi-a apă supra lambda soluție 1,05, iar alfa apă se ia 2500 W metru pătrat. Să vedem ro soluție cum îl calculăm. Este ro soluție la 20 de grade, o ro apă la... In questi anni in Romania cresce una gioventù ottimista, fiduciosa nel suo avvenire, esuberante. Gioventù che si sente però sinceramente responsabile per quello che da essa si attende. Minus y la pătrat, multiplu 2x minus 2y, supra x... Le porte della scienza e della cultura sono aperte a tutti i figli di questo paese, romeni, ungheresi, tedeschi e di altre nazionalità. Az utasok részben első, részben második osztályú jeggyel utaznak. Unser Vaterland erstreckt sich auf einer Fläche von 237.500 Quadratkilometern und hat eine Bevölkerung von 10 până la 13 la mici formațiuni statale, cum au fost Cnezatele și Voivodatele. În Transilvania au apărut... È stato deciso il passaggio all'insegnamento generale obbligatorio di 10 anni. Le conseguenze per il livello culturale della giovane generazione sono intuibili. Le generazioni più anziane hanno condotto una vita troppo difficile, sono state troppo povere in questo paese ricco perché non facciano di tutto per la gioventù. I nostri figli non conoscono e non conosceranno mai l'umiliazione, le privazioni, la preoccupazione per l'indomani. In questo ricco e bel paese, in questa terra ospitale che accoglie i suoi visitatori con il pane e il sale, noi, che abbiamo gettato le fondamenta, respiriamo ora tranquilli, anche se non abbiamo posato la cazzuola, perché il socialismo si edifica per la gioia, così come l'uomo nasce per la felicità. Siamo privilegiati per il clima e una geografia incantevoli, con la neve dei Carpazi e le spiagge del Mar Nero. E con il miracolo, quasi inverosimile nella sua maestà, del delta del Danubio che sbocca nel Mar Nero. Con radici di centinaia di anni, nella millenaria storia del paese, Bucarest allinea audaci monumenti della sua nuova giovinezza. Se le città hanno carattere e temperamento, allora Bucarest ha un carattere aperto e un temperamento gaio. È una città che vive intensamente, che pulsa di vita e di idee. Espressione dell'antica sete di cultura di questo popolo, la parola stampata,
come tutto ciò che è legato all'intelligenza e alla bellezza, trova nella capitale, in tutte le città e nei villaggi del paese, un più vasto campo per manifestarsi. Bucarest è il più importante dei centri culturali e scientifici della Romania. Gli scienziati e gli artisti godono di un ben meritato prestigio in tutto il paese e all'estero. Come in tutti i settori della nostra vita, si costruisce anche per la cultura. Le tradizioni di una generosa ricchezza dell'arte drammatica romena saranno continuate nella futura sede del Teatro Nazionale. Quest'anno è entrato in funzione il nuovo centro televisivo, dotato di impianti per la trasmissione di più programmi, capace di assicurare la più larga diffusione su tutto il territorio nazionale delle informazioni, dei fatti e delle idee che preoccupano il mondo contemporaneo. Ma prima di tutto, qui a Bucarest, col pieno consenso di tutto il paese, viene elaborata la politica interna ed estera del nostro Stato. La direzione del partito e dello Stato, con alla testa il compagno Nicolae Ceaușescu, svolge una larga attività per sviluppare l'amicizia, l'alleanza e la multiforme collaborazione con i paesi del sistema mondiale socialista. Nello stesso tempo, la Romania sviluppa i suoi rapporti con tutti gli stati del mondo, a prescindere dal loro ordinamento sociale e politico, in base all'osservanza dei principi dell'indipendenza e della sovranità nazionale, della non ingerenza negli affari interni, dell'uguaglianza in diritti e del reciproco vantaggio. Il nostro paese ha goduto di tanto prestigio nel mondo. L'entusiastica approvazione, la piena adesione di tutto il popolo alla nostra politica interna ed internazionale si manifesta in modo commovente in occasione di tutti gli incontri tra la direzione di partito e di Stato con i lavoratori. L'essenza della democrazia socialista, affermava il compagno Nicolae Ceaușescu, sta nel fatto che il popolo, divenuto padrone della politica e dei mezzi di produzione, deve partecipare direttamente all'intera attività di direzione della vita economica e sociale. Il fatto che il nuovo ordinamento, liquidando qualsiasi tipo di oppressione, crea le condizioni per un'organizzazione superiore dei rapporti tra tutti i membri della società romena, per la piena manifestazione della personalità di ognuno, romeni, ungheresi, tedeschi e di altre nazionalità, costituisce la grande forza invincibile della nostra nazione socialista, del suo progresso. La Romania si presenta come un paese prospero, libero e indipendente, come una nazione socialista, dinamica, in piena affermazione delle sue possibilità creative. Con alla testa la sua provata guida, il Partito Comunista Romeno, il popolo decuplica le sue forze per realizzare il grandioso programma del compimento dell'edificazione socialista, per la creazione del luminoso avvenire al quale abbiamo sognato e per il quale abbiamo lottato e si sono immolate tante generazioni, i più progrediti figli del nostro popolo. Tutto ciò che abbiamo di più bello
è dedicato al paese, al suo avvenire.